Volleyball Time con la Bex ospite oggi. Ciao Marta, Marta Bex, buongiorno. Ciao, ciao a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Siete tornate, tu e le tue compagne del Bisonte Firenze, al quartier generale della società, dopo una bella esperienza per un torneo che si è giocato ad Olbia, dove oltre al volley, al torneo Geo Village, c'è stato anche il modo di poter, insomma, godersi un attimo il mare. Sai benissimo, te l'ho detto fuori onda, che io per questo sto rosicando ancora. Ma in realtà ci sono arrivati un sacco di messaggi per questa trasferta di rosicamenti e invidie varie, perché effettivamente la nostra società ha fatto molto molto bene ad organizzarci questo weekend di volley e poi, ahimè, anche di altro, nel senso che priorità chiaramente è stata la pallavolo e quindi abbiamo voluto giocare, impegnarci, quindi vincere anche questo torneo, provare le nostre cose, insomma siamo in preparazione, quindi stiamo crescendo piano piano, però effettivamente diciamo che Olbia ci ha permesso di goderci anche un mare ad ottobre cristallino e meraviglioso. Siamo riusciti anche a fare il bagno, Zebro, te lo dico. Grazie, stai benissimo, sono contento di queste cose. L'acqua era meravigliosa, caldissima, il sole ancora di più, ci sono stati 30 gradi, infatti siamo tornate anche un po' abbronzate, bene per la tintarella. Giusto, io andrò in psicanalisi non appena finirà questa intervista, tu mi porterai ti porterai la mia figura sulla coscienza. Parlando di cose serie, hai detto appunto, è stato in primis il fattor torneo Geo Village a tener banco in Sardegna, e naturalmente la preparazione sta vertendo tutta sull'inizio del campionato che arriverà a breve, una settimana e mezzo se non sbaglio. Sì, esatto, una decina di giorni, quindi non questo weekend ma il prossimo, saremo impegnate, tra l'altro un inizio di campionato per noi è abbastanza difficile, anche perché andremo ad incontrare delle squadre che, insomma, come team, come atlete, come anche società di per sé, sono sicuramente rinomate ad un altissimo livello, quindi la prima partita sarà contro Bergamo, la seconda contro Conegliano, quindi insomma e via dicendo, no? Quindi un inizio abbastanza difficile per noi e ci stiamo preparando, chiaramente la preparazione verte su aspetti fisici, quindi per prepararci principalmente fisicamente ad affrontare una stagione comunque lunga e complessa e ad ritrovare un feeling di squadra con magari atlete con cui non si è mai giocato, quindi in questo momento stiamo davvero facendo quello, ecco, cercando di ritrovarci in campo e di giocare al meglio delle nostre possibilità per scoprire i nostri schemi e le nostre tattiche future. Nel mentre del cercare l'amalgama perfetta per la vostra squadra in campo, c'è anche modo a Firenze di vedere degli sport alternativi, perché insomma te e i tuoi compagni vi state dando agli Olimpiadi tra nuoto, sincro, pallanuoto, manca solo il canoa polo. Ma non è detto che non si farà in futuro, D'altronde. Ma com'è ritrovarsi a fare una preparazione alternativa, che poi alternativa più di tanto non lo è. È vero che non c'entra niente col volley, però vi serve per la preparazione fisica, sperimentando delle discipline sportive che comunque non hanno a che fare con la terra, con la rete, come siete abituate. Ma noi siamo contentissime, devo essere sincera, perché questa preparazione ci sta piacendo molto, perché è varia e quindi effettivamente non ci si annoia mai, nel senso che non si fanno mai, non ci si ripete troppo. Non stiamo mai neanche troppo in sala pesi, quindi a fare pura pesistica, che molto spesso, per fortuna o purtroppo, noi pallavolisti, noi atleti ci ritroviamo spesso a dover sollevare un po' di ghisa. invece effettivamente con questa preparazione siamo riusciti ad alternare e a provare anche magari altre discipline in maniera comunque impegnativa e tosta, e che ci permettono però di essere pronte, preparate, ma anche allo stesso tempo di divertirci, creare gruppo, unione di squadra, insomma, alla fine, ad esempio nella pallanuoto ci sono un sacco di gesti che io assolutamente non conoscevo, che per ora, appunto, avvicinandoci un pochino di più, però tra i lanci, la presa del pallone, il movimento delle gambe, è davvero molto faticoso,
per certi versi anche simile a quello che poi è la pallavolo. Chiaramente non ci sono salti, non c'è niente, ma l'utilizzo delle gambe sott'acqua per riuscire a stare a galla, a lanciarsi verso il pallone, a fare, insomma, si replica molto quello che poi in realtà andiamo a fare nel campo. Quindi davvero noi siamo molto contente ad oggi, distrutte, stanchissime, però molto molto soddisfatte. Come si direbbe in questi casi, insomma, se dovesse andare male con la pallavolo, c'è sempre l'alternativa con gli sport acquatici. Sì, esatto, ci si può sempre riversare negli sport acquatici, ma quest'anno ci daremo dentro con la pallavolo, dai. Siamo in chiusura. Che messaggio lasciare, anzi, lanciare e lasciare ai tifosi di Firenze in vista dell'inizio del campionato? Di venirci a seguire, di venire a vedere la nostra prima partita di campionato, anzi facciamo la seconda, visto che la prima la giochiamo fuori casa, e quindi la seconda al Mandela Forum. Quindi sarà il 23 ottobre, dovrebbe essere giusto? Sì, la domenica 23 ottobre giocheremo in casa la prima, quindi di venirci a tifare. Abbiamo bisogno di loro, del nostro pubblico al Mandela, quindi niente, faccio un in bocca al lupo a me e a tutta la squadra e invito tutti a venirci a vedere. Siamo divertenti, siamo belline da vedere, dai, insomma. E siete anche molto acquatiche, il che sai benissimo che facendo parte di quel mondo lì alla fine ci si ritrova. Sì, infatti. Io ringrazio Marta Becchis per la simpatia, la spontaneità, per essere stata con noi in questa breve intervista e quindi in bocca al lupo a te e al Bisonte Firenze. Grazie, crepi il lupo e un saluto a te. Grazie mille, appuntamento ai nostri ascoltatori con le prossime puntate. Ciao!